Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 6, dal versetto 39 e seguenti, leggiamo: «Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!» Oggi tutti vogliamo essere maestri e nessuno vuole ascoltare. Tutti vogliamo comandare e nessuno obbedire. Chi vuol fare da maestro dovrebbe saperne più di chi istruisce, così come chi vuol pronunciare giudizi su altri deve essere egli stesso irreprensibile. Come comportarsi? Chi è il punto di riferimento? Il comportamento di Gesù sarà il punto di riferimento di ogni cristiano. Lui è stato falsamente giudicato, condannato, oltraggiato. Non ha mai pronunciato sentenze, neanche contro i suoi carnefici. Per questo non è coerente il cristiano che giudica, che vuole apparire davanti a tutti come il giusto, il buono, il corretto, come se non possedesse i difetti che evidenzia negli altri. Ecco il rapporto tra la pagliuzza del fratello e la nostra trave. Chi vuole ergersi a giudice degli altri deve cominciare da se stesso. Così, tra l'altro, non gli resterà molto tempo di occuparsi di loro. C'è una saggezza esterna ed estrema nell'insegnamento di Gesù. L'altro funge molto spesso da specchio. Noi vediamo e notiamo negli altri ciò che a noi manca e che non accettiamo in noi stessi. Istintivamente siamo sempre pronti a scusarci, ad essere molto indulgenti con noi stessi, ad avere mille giustificazioni per attenuare le nostre responsabilità, e molto più severi nel guardare i difetti degli altri, a stigmatizzarli, amplificarli, evidenziarli. I nuovi mezzi che abbiamo a disposizione, i social, spesso protetti dall'anonimato, ci fanno essere impietosi nell'esprimere giudizi. Facciamo diventare l'orribile vizio del pettegolezzo una quasi virtù. Da discepoli di Gesù siamo seriamente invitati a ragionare in altro modo, a metterci dal punto di vista di Dio, che vede con misericordia ciascuno di noi, che non si sofferma sulla miseria degli altri, ma sulla possibilità di conversione che ognuno di noi porta in sé, porta in se stesso. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.